Siamo a Mazara del Vallo, dove si sta per presentare i vini della tenuta Cuffaro, una esperienza nuova. Emozionato questa sera? Devo dire che mi emoziona molto di più questa mia prima presentazione del frutto del mio lavoro post carcerario che tante mega manifestazioni che facevo da Presidente della Regione. Sto vivendo un'emozione nuova e diversa nel presentare quello che è stato il frutto della passione di questo mio anno e mezzo di lavoro, che è un lavoro messo insieme dalla voglia di tornare a vivere e soprattutto di gustare un senso nuovo di libertà. Credo che l'esperienza del carcere ti aiuta a capire quanto siano importanti alcune cose che trascuriamo perché non ci rendiamo conto di quanto siano importanti. Paradossalmente sono le cose più semplici quelle che ti mancano di più. Il sole, la luna, vedere il cielo tutto intero la sera pieno di stelle che io non ho visto per 6 anni perché dentro una cella non lo vedi, tutto intero, le foglie che crescono nelle viti, l'uva che matura, ecco, sono queste cose che mi hanno ridato questa possibilità di tornare ad essere una persona non solo impegnata ma anche soddisfatta di una vita diversa, ma che oggi credo non cambierei con quella che del passato, che pure è stata una vita di orgoglio e importante. Come definirebbe i suoi vini? So che ce ne sono alcuni che prendono il nome dei suoi figli. Sì, quelli che mi hanno aiutato a superare una esperienza difficile di sofferenza, ma non sterile, perché il carcere non è sterile, ti aiuta a capire tante cose e mi ha aiutato a capire tante cose, sono stati innanzitutto i miei familiari, mia moglie, i miei figli, mio padre, al quale non mi hanno fatto partecipare al funerale, mia madre che stava male non ho potuto vedere, e allora e i tanti amici che si sono ricordati e che mi hanno seguito nella mia sofferenza affettuosamente. Allora ho deciso di dedicare a loro, perché stiano sempre con me anche durante il lavoro, i nomi di questi vini. Il vino rosso, che è un arello, che è un petit verdot vinificato, spumantizzato, si chiama Lele come mio figlio, è un frizzante bianco fatto da Grillo e Zibibbo, si chiama Bianco di Ida, che è il nome di mia figlia. E poi i vini dell'azienda è uno che è l'eroe della libertà, lo schiavo di Sicilia che si ribellò ai Romani 70 anni prima di Spartacus ed è passato come il primo eroe della libertà, che per me ha un significato particolare perché è il ricordo di quello che mi è mancato in questi anni. In carcere non ho mai avuto mancanza di amore, i miei familiari, gli amici, le tante persone che ho conosciuto là dentro. Io ero certamente ripagato d'amore ma assetato di libertà. Ecco, ho voluto dare a uno di questi vini il nome dello schiavo che è morto per la libertà, perché mi ricordi ogni giorno il valore straordinario della libertà. Quindi un ritorno alla vita, un ritorno anche a gustare la vita attraverso appunto anche il vino. Beh, sicuramente il vino non rappresenta soltanto la terra, i sapori, i profumi, i colori, il gusto, rappresenta anche i sentimenti, rappresenta la passione, rappresenta il desiderio di libertà, rappresenta la voglia di stare insieme con tanti amici che non ho potuto vedere e la cui mancanza mi è tanto pesato. Ecco, il vino ha la capacità di mettere tutte queste cose insieme ed è per me diventato il veicolo è il testimone di questa mia nuova vita da agricoltore.